Un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte. Allora oggi riesco finalmente a girarvi il video del setup di questa agenda della Prima Marketing che sapete che io adoro e devo dire che realizzare il setup di questa agenda per me è stato bellissimo. Vabbè, aperta e chiusa parentesi, volevo prima fare due salutini a due persone che me l'hanno chiesto e a me fa sempre tanto piacere e si chiamano Luca Campana e Kelly C. Grazie ragazzi per seguirmi, grazie per i vostri commenti e mando ad entrambi un grande bacio. Allora, passo subito a farvi vedere il setup di questa agenda. Ed ecco qui come si presenta l'agenda all'interno. Se vedete l'immagine un po' più scura è perché ho spento due luci per evitare fastidiosi riflessi che comunque purtroppo ci saranno. Infatti già li vedo da qui, purtroppo. E niente, allora, io ho utilizzato tutte le decorazioni della Prima Marketing perché volevo mantenere intatto il loro stile, insomma. E perché comunque lo adoro e ho utilizzato anche le carte perché ho acquistato un blocco della Prima Marketing, il mio primo blocco della Prima Marketing, e infatti vedete ho praticamente ritagliato un pezzo di carta, sfondato e l'ho messo qui, e anche queste card qui che insomma si intravedono, però insomma nell'insieme mi sembra che ci stiano appunto bene. Poi mi sono innamorata perdutamente di queste clip magnetiche gigantesche di carta, questa in particolare è bellissima. Ho messo quest'altra qui e poi cioè diciamo che mi sono molto concentrata sulle clip perché le ho messe come se non ci fosse un domani proprio, quindi clip a freccettina, clip a cuore, quest'altra clip dorata qui che è un amore, quest'altra clip nera brillantinosa, quest'altra clip e quest'altra clip, per non parlare di queste altre due roselline. E poi proprio perché non ero soddisfatta fino in fondo, che cosa ho fatto? Siccome io ho comprato questi pen loop adesivi, mi sono detta, siccome il pen loop già c'è, che caspita ci faccio? E allora io li ho messi uno qui e uno qui. E qui ci ho attaccato questa, cioè ci ho inserito questa clip a farfalla, perché mi piaceva e quindi l'ho allestita così questa parte. E di qua ho messo questo foglio di salvabughi, questa bustina qui, il tutto retto, che poi tanto vi faccio vedere perché dopo l'ho usata un'altra più scura, il tutto retto da questa clip in oro rosato, che è figlia di questa qui più grande, che io le ho dorate appena le ho viste, perché io adoro proprio l'oro rosa, mi piace tantissimo. Poi ho messo questo foglio di adesivi che io, vedendo già che erano veramente bellissimi, ne ho presi due di fogli, e l'altro foglio l'ho utilizzato per mettere gli adesivi sui vari divisori. E questa tag, di cui qua si vede praticamente l'inizio e qui la fine, sempre in oro rosato, poi ve la faccio vedere per intero, e questo il blocchettino del to do, tutto retto da altre clip, insomma, clip oro rosa, oro, brillantini, a più non posso. Poi da quest'altra parte io volevo anche qui un'entrata scenica, e questa entrata scenica tra virgolette me la poteva dare solo ed esclusivamente questa magnifica shaker dashboard, insomma mini shaker dashboard perché è un po' più piccolina, vedete, però è bellissima. Questi colori rosa e viola erano proprio miei e quindi l'ho presa, l'ho acquistata subito. Qui altra clipina, giustamente, e niente, mi piace fare così, perfetto. Poi questa bustina qui, come l'ho organizzata, diciamo c'è stato uno studio in questa bustina qui perché volevo che si vedesse il tutto in una certa maniera, quindi praticamente ci ho attaccato al centro questi altri post-it che mi erano avanzati, qui ci ho attaccato un adesivo e poi ci ho messo un altro blocchettino del to do e poi questo fogliettino di praticamente di numeri da
quelli che servono insomma per datare, ma va e va bene, e questo foglio insomma sempre di salvabuchi, il tutto retto da questa clip sempre magnetica, perché non volevo che nel girare si spostasse qualcosa, quindi l'ho fatto in questa maniera qui, e quindi dietro volevo si aprisse in questa maniera, quindi ho messo altri post-it qui, un adesivo centrale, la tag che l'ho messa per intero, guardate che bella che è, e poi ho utilizzato questa carta qui che è praticamente un è un divisorio molto bello che io ho tagliato e l'ho messo qui. Quindi questa è come ho organizzato la taschina. Poi qui ho messo appunto quell'altra bustina che qui questa è color pesca, invece questa qui è più chiara, no? Ok, e qui dentro io ci ho messo tutte le altre tag proprio per tenerle sempre a portata di mano. Poi ci ho messo un altro adesivo e dietro anche altri due adesivi, semplicemente qui mi sono regolata. Poi qui praticamente, siccome mi erano avanzate le clip e che fai, non le utilizzi tutte? Io le ho utilizzate tutte mettendole così, ma cioè anche un po' in maniera, se vogliamo, non del tutto precisa, però insomma le ho messe perché mi piacevano, e ho messo questa qui praticamente sulla dashboard. E poi appunto ho utilizzato questi splendidi divisori che vi avevo mostrato, e ovviamente non li ho colorati perché volevo che rimanessero così eleganti e semplici, e ci ho messo su ciascun divisorio soltanto un adesivo proprio perché non volevo mantenere una cosa insomma delicata. Poi ho lasciato l'altro divisorio praticamente bonus che ci dava la prima marketing, invece gli altri li ho tolti, e qui altra clipina giustamente, e ho fatto in questa maniera per quanto riguarda la visione d'insieme del mese. Ho timbrato, quindi ho utilizzato i timbri della prima marketing proprio per utilizzare tutto, ho utilizzato i timbri della prima marketing, e poi ho ritagliato e sondato queste card qui e messe qui in modo tale insomma che anche all'apertura era, cioè, insomma mi piaceva l'effetto. E poi la vista del mese è semplicissima, purtroppo qui passano un pochino i timbri, però vabbè, poco male, cioè ho solo datato a mano io, e poi qui ho timbrato con il timbro, ho messo l'etichetta del mese e l'anno, ecco perché questa qui, questa agenda qui la userò appunto da domani e la userò solo esclusivamente per YouTube, quindi per appuntarmi i video che devo fare, i commenti ai quali devo rispondere, eccetera eccetera eccetera. Poi praticamente io non ho fatto altro qua, cioè nel senso che ho soltanto messo in maniera molto certosina, perché insomma ci è voluto un po', perché sono piccini picciò, i numeri nei vari giorni, e basta. Questo è solo il primo mese, ho datato soltanto il primo mese. Ecco il divisorio di aprile, sempre con l'adesivo, il divisorio bonus con la clip, e ovviamente l'impostazione è la stessa, cambia solo la card, quindi ve li faccio scorrere velocemente per farveli vedere. Poi ho messo un'altra carta qui perché mi faceva piacere che si vedesse questo bordino qui, un'altra clip ovviamente, un'altra clip, un altro post-it piccolino, altri fogliettini datati, altri fogli, qui abbiamo le note, altra clipina, e poi la penna che insomma ho pensato ci stesse bene, faceva parte di un kit della Planner Society.
Quindi questo è tutto ciò che ho combinato in questa agenda. Nel frattempo ho riacceso le luci, quindi perdonate magari i riflessi troppo accesi. E, devo dire che l'ho caricata moltissimo, però mi piace anche tanto. Fatemi sapere se piace anche a voi. E niente, io vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte.